A tutti ben ritrovati con Voce e Parola, il notiziario della Diocesi di Vicenza, a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, la voce dei Berici e Radio Horeb. In apertura parliamo dello sport per tutti, perché questo 8 dicembre c'è stata l'assemblea annuale delle società sportive del CSI Vicenza, Centro Sportivo Italiano, e ne fa parte anche l'Atletica 2000, una sezione della polisportiva di Dueville dedicata ai diversamente abili. Ce ne parlerà nel servizio il responsabile Manuel Barbieri, oltre al presidente provinciale CSI Brasco. Sorrisi, tanti, impegno, entusiasmo, mani che si stringono per un aiuto, condividere un gesto atletico. Sono allenamenti speciali, ma non per questo meno completi, quelli che si tengono ogni settimana nella palestra dell'Istituto Comprensivo Roncalli di Dueville. Questi danno appuntamento una quarantina di atleti diversamente abili, provenienti da tutto il Vicentino, per partecipare agli allenamenti dell'Atletica 2000, sezione della Polisportiva Dueville, dedicata loro, con il supporto di allenatori CSI, Centro Sportivo Italiano, tra le più antiche associazioni di promozione sportiva del nostro paese, di ispirazione cristiana, è nata per rispondere ad una domanda di sport non solo numerica, ma qualificata sul piano culturale, umano e sociale, come sottolinea il presidente CSI provinciale Francesco Brasco. Il Centro Sportivo Italiano utilizza lo sport per educare, per socializzare, per stare insieme, per divertirsi e anche per l'agonismo, il sano agonismo, però quello buono. Per quanto riguarda il mondo della disabilità, il Centro Sportivo Italiano è sempre stato impegnato in questo. Con un'età più adulta è nata l'esigenza di creare una categoria special, preso da Special Olympics, termine mediato dal CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, e naturalmente ci sono delle società sportive come l'Atletica Dueville, con il gruppo Atletica 2000, che organizza proprio degli allenamenti specifici. Sì, noi alleniamo questi ragazzi in palestra qui delle scuole medie di Dueville, li facciamo fare principalmente atletica leggera, utilizziamo il pallone e il basket come gioco comunitario per un semplice motivo, perché loro con le mani sono un po' più capaci e hanno un po' più il controllo rispetto magari che con i piedi, quindi è un momento anche di aggregazione, è un momento per fare uno sport anche di squadra, ecco. Quindi il gruppo fa aggregazione, amicizia, crea anche uno spirito veramente di gruppo, nonostante l'atletica leggera, come tutti sanno, è uno sport individuale, noi lo facciamo diventare di gruppo. Il gruppo si sta allargando e noi siamo contenti, perché vuol dire che stiamo lavorando bene con questi ragazzi, insomma. Il Natale si avvicina, il Museo Diocesano di Vicenza ne ripropone la riscoperta attraverso l'arte, con percorsi dedicati alle scuole, alle famiglie, alle parrocchie. Vediamo. Chi lo ha detto che al museo i bambini si annoiano? Al Museo Diocesano di Vicenza torna il Natale nell'arte, facendo riscoprire tutta la forza e la bellezza comunicativa di opere che subito coinvolgono, tra curiosità e stupore, anche i più piccoli. Tutto questo grazie a suggestivi percorsi proposti con sensibilità e competenza, laddove, udite udite, l'interattività la propone l'opera stessa, rimessa al centro dell'attenzione e senza bisogno di touchscreen o ambienti immersivi, in una sorta di rivalsa dell'oggetto d'arte su quanto oggi distrae da esso. Si risveglia così il nostro spirito artistico e da un'opera nascono nuove opere. Visita stupenda, veramente molto bella, perché riteniamo che i bambini fin da piccolissimi vadano aiutati a comprendere il significato di quelle che sono le nostre radici culturali. E qui è una vera culla, è uno scrigno di opere d'arte che pian piano i bambini imparano a conoscere e ad avvicinare. Quindi esperienza veramente molto positiva. Io sono il pappagallo Antonello, vivo al Museo Diocesano, un vero gioiello. Aspetto tutti i bambini che vogliono venire a trovarci per tante attività. Una vera esperienza, insomma, ma non solo per i più piccoli. Ricordo ancora che un'altra attività interessante la facciamo per le famiglie. Domenica 10 dicembre alle ore 15, dove la tematica sarà quella della luce del Natale. E le famiglie saranno accompagnate anche dall'artista vicentino Franco Mastrovita. Le famiglie potranno venire al museo e avere un percorso sulla luce, questa luce che il Signore che nasce a Betlemme porta anche oggi a tutte le famiglie. E ora le principali notizie che troveremo nel prossimo numero della Voce dei Berici con il direttore Don Alessio Graziani.
ricorrono domenica 10 dicembre i 75 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La voce dei Berici dedica un approfondimento con la voce di Antonio Mascia, che è un docente dell'Università di Padova, e poi la testimonianza di Vanni Poli, presidente di ANFAS Vicenza, soprattutto relativa ai diritti delle persone disabili. Sei nuovi diaconi per la diocesi di Vicenza. Sono stati ordinati venerdì in cattedrale dal vescovo Giuliano. Raccontiamo la storia della loro vocazione, ma anche delle loro famiglie, visto che tutti e sei sono sposati e padri di famiglia. Raccontiamo poi alcune iniziative particolari per l'Avvento nell'unità pastorale di Ponte dei Nori, Valdagno, e poi invece di Roncà, nel Veronese. Ancora due pagine dedicate al Centro Sportivo Italiano, che celebra in questi giorni l'Assemblea dei Soci, premiando anche alcune società sportive che si sono distinte per l'impegno educativo verso i giovani in modo particolare. Ancora la storia di Maurizio, da 40 anni vigile del fuoco, con tante esperienze positive e anche difficili che ci ha raccontato. Infine, nelle pagine di cultura, vi consiglio di leggere l'articolo che descrive la bellissima e affascinante chiesa Castello di San Giovanni Ilarione. Una buona lettura e una buona domenica a tutti voi. Alcuni appuntamenti in agenda: come una danza, esercizi vocazionali giovani dal 26 al 28 dicembre a Villa San Carlo. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Ora Decima. Venite e vedrete preghiera mensile animata dalla comunità Il Mandorlo venerdì 15 dicembre alle 20:45 al centro diocesano Onisto. Natale in Villa Vescova sabato 16 dicembre alle 15 a Villa Vescova Brendola, laboratorio di decorazioni con materiale di riciclo per un Natale a impatto zero. Per informazioni rivolgersi a Villa Vescova. Anche questa settimana il commento al Vangelo con Don Marco Bedin, parroco della parrocchia del Sacro Cuore San Bartolomeo di Ospedaletto a Vicenza. Bentrovati al commento del Vangelo di questa domenica. Per questo episodio, diciamo, siamo qui nell'atrio della Canonica. Facciamo il giro del mondo in 20 scalini, grazie anche alle fotografie dell'amico Silvano Chiappin. Il tema è quello della conversione. E il Vangelo ha proprio questo inizio fragoroso. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. È un inizio, è qualcosa di nuovo. La storia gira, rigira, tragicamente, purtroppo anche in tante occasioni, ma qui c'è qualcosa di nuovo, c'è una novità che entra nella storia, una novità che Dio vuole, è una novità che Dio ha per ciascun uomo, è il Vangelo, è una buona notizia, è un andare verso il meglio, è il Vangelo di Gesù Cristo, è qualcosa che ci costringe a pensare in maniera diversa, a ripensare Dio. E da ripensare Dio si ripensa tutto, si ripensa al nostro posto nel mondo, si ripensa alla nostra esperienza di socialità, di vita. Il pesce comincia a puzzare dalla testa, si dice, nel senso che se c'è una cultura buona, poi ecco, nascono cose buone e il Vangelo viene a rifondare la nostra vita. È l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Il nostro modo nuovo di porci nei confronti della trascendenza, ed è questo l'on-off della vita spirituale alla fine, riuscire in qualche maniera a avere un rapporto con qualcosa che sia oltre di noi, ed è appunto Dio sommamente, e poi questo si riverbera anche nell'oltre di noi che sono gli altri. Però è solo l'inizio, perché inizio vuol dire che c'è un cammino, c'è una conversione, e allora adesso, come dire, ci si muove, ecco, è l'inizio. E l'inizio ci porta praticamente nel deserto, dove c'è una voce che grida, è la voce di Giovanni. E Giovanni, sostanzialmente, questa voce dice: raddrizzate i sentieri. I sentieri sono quelli che il Signore ha in mente, non i nostri. Ecco, noi dobbiamo raddrizzare. E questo è il grande tema della conversione. La conversione è sempre, intanto,
una dichiarazione della propria insufficienza. Ecco, non è uno sport molto diffuso quello di dichiarare le proprie insufficienze, anzi mediamente si cerca di dare colpa a altri, contesti, eccetera, teorie dell'alibi e tutto, o addirittura di complotti. È prima di tutto una dichiarazione delle proprie insufficienze. La gente andava nel deserto per confessare i propri peccati, le nostre insufficienze rispetto a queste vie che sono oltre le nostre vie. E poi però c'è anche il discorso di una prospettiva di una via migliore. Preparate le vie del Signore. E questa qui è una via stratosfericamente diversa da noi che pensiamo, no, la ragione della forza, la forza della ragione. Questo pensare a questo Signore che ci apre vie di spirito, di profondità, di apertura, questo pensarci come noi abbracciati da un Padre, ed è una visione che, come dire, va molto oltre la nostra, peraltro drammaticamente chiusa. In questi giorni, insomma, è appena uscito anche il rapporto dell'Istat, una società di sonnambuli, dicono qui, dell'Italia, no? Di gente che non sa neanche dove andare, che cerca in qualche maniera di tenere con la paura quello che ha. E allora lì abbiamo non solo una voce, abbiamo Giovanni che è un profeta peraltro molto ecosostenibile, pelli di cammello, mangia poco, miele selvatico, è sostanzialmente un segno, ecco, di questa novità. E butto lì, il 2 dicembre del 1973 c'è stata la prima domenica senza traffico, sono 50 anni fa. E c'era una crisi del petrolio in atto, ma qualcuno aveva anche cominciato a dire, più di qualcuno aveva cominciato a dire, dobbiamo anche cambiare, dobbiamo anche un po', il petrolio sta finendo, dobbiamo ripensarci, anche nel nostro stile di vita, perché qui siamo dentro non un moto perpetuo, ma un motore perpetuo che va a tanta benzina ed idrocarburi. E insomma, in qualche maniera, quella domenica aveva segnato un punto di rottura, esattamente 50 anni fa, i discorsi non erano molto diversi da oggi. E certo, c'è un meraviglioso, peraltro, articolo di Michele Serra del 2 dicembre, che è meraviglioso su quella, su Repubblica. E nel deserto, ecco, siamo qui nel deserto con Giovanni, e qui concludiamo in qualche maniera in questo luogo non convenzionale, in questo luogo fuori dalla comfort zone, perché la conversione è sempre comunque un uscire dalla comfort zone ridotta, però più confortevole, per andare verso il meglio, non dimentichiamoci, perché Dio è comunque il meglio, le vie di Dio sono il meglio per l'uomo. Buona domenica! E per oggi è tutto, Voce Parola vi dà appuntamento alla prossima settimana, arrivederci!